Un altro piccolo aggiornamento su quello che sto combinando qua sotto. Allora, vediamo un po'. Ho finito lì di fare l'intelaiatura della porta, poi ho dipinto le perline di un marroncino. Adesso qui probabilmente non si vede tanto bene il colore perché stamattina c'è un bel sole che entra dalla finestra e sta facendo molta luce. E niente, adesso stavo cominciando a mettere giù il pavimento. Il pavimento ho preso, vabbè, il solito laminato. Serve mettere sotto un tappetino. Questo qui l'ho messo in alluminio, o meglio, insomma, è una plastica con sopra l'alluminio in modo che ripara un po' il freddo dal pavimento. Credevo sinceramente che fosse un po' più facile installarlo, eh? Invece è un po' incasinato, almeno questo modello qua. E niente, poi cosa ho fatto? Vabbè, prove di rifinitura, insomma, ho messo per aria il contorno sul soffitto per finire un po' diciamo, insomma, il confine tra il soffitto e le perline. Negli angoli stessa cosa, poi ho messo le canaline per l'impianto elettrico e lì ho lasciato appunto degli sbocchi dove eventualmente poter far uscire dei fili per, non so, una lampada o qualcosa del genere. Niente, ecco, adesso devo continuare, devo finire di mettere il pavimento e poi devo preparare, pensavo in quell'angolo una zona letto e poi vedere il resto. Ecco. Nel frattempo ho preso qualche attrezzo nuovo, molto buona questo aggeggio qua, che è cioè, anche se c'è su quella cosa lì che può sembrare una lama rotativa, non lo è una lama vibrante. E permette di tagliare e rifinire bene le cose. Va bene, dai, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Grazie a tutti. Ciao, ciao.